Oh, salve ragazzi, tutto bene? Allora, continuiamo con i Guardiani della Galassia. Abbiamo avuto piccoli problemi con la Nova Corps. E adesso vediamo cosa succede. Anzi, per chi ha visto già come si chiama? La prima run, sa che cosa succederà. Però facciamo finta di che non lo sappiamo. E adesso? Facciamo rotta per Contraxia e risolviamo i problemi con una birra catatiana ghiacciata. Idea invitante, ma... Dovremmo prima segnalare quello che è successo, no? No! Perché è quello il vero problema, Quill. Vieni, Groot, abbiamo da fare. Rocket! Che gli prende? L'abominio non è mai contento. Rocket non ha tutti i torti. Le comunicazioni sono andate, il tracciante continua a tracciare, Corel potrebbe essere ovunque. Non siamo messi bene. Siamo giusto nel punto tra i due martelli. Intendi tra l'incudine e il martello? Sì, è quello che ho detto. Ce la meritiamo una serata di relax. Quindi, Contraxia? Invece dovremmo andare a Nowhere. Ah, un altro luogo adatto alle più abbondanti A libagioni. dire quello che abbiamo visto. Insomma, Cosmo è un mio vecchio amico. È il capo della sicurezza, sa a chi riferire quello che è successo sulla roccia. E il tracciante e la multa? Rocket conosce uno su Nowhere. Prendiamo due piccioni con una fava. Ok, imposto le coordinate. Perché non parli con Rocket? Qualsiasi cosa che scegliamo, alla fin fine Rocket si arrabbia sempre con noi. Ok. Tanto possiamo alzarci, è vero. Peter Quill, cosa significa prendere due piccioni con una fava? Vuol dire trovare un'unica soluzione per due problemi. Ah, lo sapevo! Non ci sono volatili su Nowhere. Dipende se conti gli Shi'ar. L'altra volta ne ho visti. Ehi, Drax. Stai bene? Scommetto che ti senti uno schifo dopo aver menato tutti quei poliziotti sulla stazione. Non temere. Mi serve solo del tempo per riordinare i miei pensieri. Giusto. Non credevo che avremmo combattuto i Nova. I soldati che abbiamo incontrato non agivano come Nova Corps. E quei sacerdoti intunicati, tutto molto allarmante. Qualcosa che ce fa qui? Non doveva. Che ce fai tu qui? Lo ammetto, temo per l'equipaggio della Halas Hope. Pensi che Corella gli avrebbe mai lasciati salire sulla sua nave? Non era al proprio posto quando l'abbiamo contattata. Può essere stato qualcun altro. Ecco, se notate, anche se stiamo giocando a una, diciamo, alla seconda run, stavolta vi faccio sentire più cose, cerco di far più dialogare i personaggi perché diranno sempre più cose interessanti e vediamo di scoprire qualche segreto in più che ci è sfuggito, Beh, le coordinate. Nella tua console. Subito. No, ok. Oddio, ma sto coso ancora qualcuno prende quella. Sassina! Calma, ti sto solo andando in bagno. Non sono agitato. Mi hai guardata come se volessi accoltellarmi. Perdonami, mi dicono che sembro arrabbiato quando penso. Te l'ha detto Rocket? No, Ovette, la mia defunta moglie. Oh, scusa. amava elogiare i miei cipigli contemplativi, li trovava molto eccitanti. Ok, io me ne vado. Ok, ragazzi, erate qua? No, questo Se giusto. a Quill fregava qualcosa di questa squadra, non si prendeva una sbandata appena compariva la sua ex. Io sono Groot. Noi, invece, a momenti ci lasciavamo le penne. Io sono quasi morto per recuperare la nave. Smettila, non si mangia. Ok. Ehi, ragazzi! Che si dice? Niente di niente, Quill. Vuoto assoluto. È qualcosa che non va, Groot. No,
sta soltanto perdendo le foglie. Normale routine. Dai, lo so che stai mentendo. Voi state tramando qualcosa. Quello che facciamo non sono affari tuoi. Non possiamo almeno parlarne? Parlare non vale un razzo, se poi non riesci mai a passare ai fatti. Le cose miglioreranno, è una promessa. Sistemeremo tutto. Come quella fatta prima di Seknarf? Dai, Rocket! Cosa? Vuoi dirmi ancora che sono fondamentale per la squadra? Lasciaci in pace, Quill! Ok, voglio solo fare una cosa però. Groot, non voglio che hai la skin tua... Oddio. Ah, ok. Ci ha messo tempo a caricare, eh? Vabbè, sto pure scaricando dei video, quindi ci sta che... Vediamo se... Vediamo. Rocket? Sparisci, Quill! Dai, ragazzi! Io sono Groot. Groot dice di sparire. Parliamone! Lasciaci stare! Posso ancora continuare, fantastico! Groot, fallo ragionare! Groot non vuole parlarti! Rocket! Ok, ora sì che non è più possibile. Quella bestiolina dove è andata? Ah, ok. E sta porta? Ormai... ma se io... Adesso, Quill? Dopo tutto quello che... Va bene. Sono riuscito a farti uscire dalla tana. Sono un bastardello. Vabbè, facciamo questo. Perché mi ostino ad aiutarti, Quill? Fatto? Dobbiamo andare. Oh, e comunque, fottiti. Ma quanto... È incazzato nero. Proprio, mamma mia. Nuprosho. Mamma mia. Ok. È incacchiato. Ma se io entrassi qui... Ok, mi aspettavo di vedere... Oh, ogni tanto scatta. Vabbè, ma c'è sta. Come ho detto prima, sto caricando dei video, quindi è normale che... Ok. In tutto ciò... La mia amica Gamora... Chiamo amica perché... Ecco, la più simpatica di tutte. Di tutti. Oh, sta porta... Ok. Scendiamo un attimo giù per vedere se sta qui. No, non c'è nessuno. La miseria. Beh, non è durato molto. Ho notato. Non ho fatto tutti i giri per lo stazione qui comunque, Ci sta sempre qualche cosa di nuovo quando... E qui invece... Ah, va in bagno lei. Gamora! Ti ci metti anche tu! Finitela di usare il mio spazzolino! Spazzolino? Credevo fosse per le unghie. È uno spazzolino per pulire i denti! Usi così la mia spazzola per le unghie? Gamora! questa mi è piaciuta a caso, è stato bellissimo. Vedete che per lustrare fa bene, scopri cose assurde. Dai, andiamo va. Power, arriviamo. Ma è stato bellissimo. Usi il mio. Ma un po' cose per le unghie. Ma dai, bellissimo. Ok, andiamo. Ok, scatta un po' perché effettivamente ho detto che sto a caricare video. Tanto lo sai che faccio una perlustrazione, vero? Quindi credo che prima di affrontare determinati nemici che io so che dobbiamo affrontare. Ah, Nowhere, l'ultimo spazioporto ai confini dello spazio conosciuto, sede del miglior mercato nero dell'universo. E spaghettini eccezionali. Pensate mai al tizio che l'ha trovato e ha detto: oh guarda, è la testa mozzata di un celestiale, facciamoci dei buchi per viverci dentro. Volevano il tessuto cerebrale,
Molto raro, molto prezioso. Il mercato è arrivato dopo, con gli spaghettini. Con gli spaghettini, lol. Dicevo, noi facciamo un giro di prodotto. Sei certo che questo cosmo sia affidabile, Peter Quill? Assolutamente, è il capo della sicurezza. Son nowhere. E quindi ha a che fare molto spesso con i Nova Corps. Fidatevi, vorrà sapere degli eventi sulla roccia. Che fanno lì dietro? Ballazzando, direi. A mai più rivederci, sfigati! Ok, è incacchiato nero. Vabbè. Rocket e Groot ci hanno davvero lasciati. Sì. Così pare. Sappiamo dove sono andati. Sei stato l'ultimo a parlare con loro. Sì, Rocket sembrava arrabbiato. Sì. E tu invece... Perché tu puoi... Fai la brava mentre stiamo via, ok? Forse quando torniamo potrei chiedere a Groot di farti il bagno. Ok, inquietante questo coso. Parliamo con lui. Alla fine avevi ragione. Non potevamo fidarci di quei due. Confido nell'abilità dell'albero di far ragionare il roditore. Spero che il capo della sicurezza interverrà in aiuto dei Nova Corps. Quella stazione mi turba ancora adesso. Ok, parliamo con te, Gomorra. Almeno voi siete ancora qui. Non mi voglio perdere il tuo incontro con Cosmo. Non è che per caso sai chi è questo famoso contatto di Rocket? No, mi spiace. Tu fai dei rumori molesti, frate. Bene. Ci facciamo un giro di perlustrazione. Okay, fatti loro. Intanto parliamo con Cosmo e poi usciamo a divertirci un po'. Sì. Pensi che Cosmo ci prenderà sul serio? Come ho detto, è un vecchio amico. E probabilmente sa già cosa sta succedendo. Ok. Dovremmo solo confermare le voci. Magari ci darà una ricompensa. Allora, tecnicamente siamo messi molto bene qui. Allora, come ho detto, voglio... Ok. Hai avuto a che fare con questo Cosmo, Sicaria? Siamo tornati di nuovo a quell'appellativo. È ugualmente corretto, sei un'assassina di mestiere. E tu sei un pluriomicida condannato. Le tue mani non sono pulitissime. Le ho lavate prima di uscire dalla nave. Era un modo di dire. Oh, posso parlare con lui. Tanto lo so già. Ricognitore classe M. È una nave Ravager. Un tempo, poi l'ho liberata. Non ne vedevo una da quando i Nova Corps hanno attaccato la base Ravager. Pensavo le avessero confiscate tutte. Beh, mi è andata bene. Bene, così sapete un po' di lore. Tizio. Piove sempre cenere in entrata dappertutto. Non saprei, per me è parte del fascino del posto. Razzo. Ricorda di tossire nel gomito. Lol. Ok, giri, non saliamo perché qua parlo. Ecco, quelli stanno camminando intanto di qua. Prima non hai risposto alla mia domanda. Che domanda? Conosci il capo della sicurezza di Nova? No, non di persona. Ne ho sentito parlare. Peter ha ragione. È la nostra carta migliore. Non voglio pensare a ieri sera. Per me non è mai successa. Se fossi Rocket, dove sarei ora? Non lo sei. Lui è molto più basso e coperto di pelo. Dico ipoteticamente. Allora avresti vissuto una vita molto diversa e la tua posizione sarebbe diversa. Grazie, Drax. Che? Vabbè.
Non vedo l'ora di vedere il rift. È un immenso abisso che ci divorerà tutti quanti. Madonna, che... Penso che sia interessante. Sospetto che il roditore e l'albero siano da qualche parte a bere. E come pagherebbe il conto? Non mi aspetto che paghi il conto. Giusto. Bellissima vacanza. Che mi dici di Rocket e Groot? Che ti dico? Ce ne sono andati loro. Cosa devo fare? Inseguirli e implorarli di tornare da noi? Potresti scusarti. È il tuo consiglio? Non serve che le scuse siano sincere. A che servono allora? Dimostrano disponibilità al compromesso. Senza però fare compromessi? Ma sì, se lo dovessimo rivedere. Grosso se, tra l'altro. Ma se succede, potrei forse considerare l'idea. Comunque, intanto diciamo a Cosmo tutto quello che è successo. Poi avremo tempo per pensare a come gestire. Hai perso delle unità, allora. Se Rocket non tornerà indietro, ci servirà un piano di riserva per liberarci del tracciante. Perché? Non abbiamo speso i nostri guadagni illeciti. Potremmo pagare la multa. Ma dovremmo andare fino a Nuova Xandar. E se scopriamo che la situazione è compromessa anche là? Ci sarà qualcuno di abbastanza losco che ci può aiutare? Forse. Ma Cosmo ha spesso a che fare con i Nova Corps. Forse possiamo pagare a lui la multa. Ci può star. Bene. Segnalato per che cosa? Cercavi di entrare nella sottocittà. Ho sbagliato strada. Non volevo. Hai sbagliato strada per 4 livelli di porte di sicurezza e non hai pensato di tornare indietro. Pensavo che fosse un parco giochi. Cercavo le giostre. Pare che siano... uno spettacolo. Devo chiederti di mostrarmi di nuovi documenti, per non parlare della multa per violazione. Mi prendi per i fondelli. Vuoi cooperare? Oppure possiamo continuare la conversazione in centrale? Questa è l'ultima volta che vengo qui. E sono sicuro che ci mancherai tantissimo. I documenti, per favore. La conversazione mi piace. Andiamo alla sua torre, dall'altra parte del mercato. Da lì tiene tutto sotto controllo. È tanta bella roba qui, raga. Ehi, devo parlare con Cosmo. È nella sua torre? Dovrebbe. Sai arrivarci. Basta attraversare il mercato. Impossibile non vederla. Posso fare qualcos'altro per te? No, siamo a posto. Divertitevi sul Nowhere. Circolare, circolare. Move along, move along. Beh. Ok. Come sarà un po' un casino. Mi dispiace che sto registrando e forse è un po' scattoso, ma perché ve l'ho detto, sto già caricando dei video, quindi sta a mettere tempo a questa cosa. Intanto mi bevo un bel... Sarà bello rivedere Cosmo. Mi è mancato quel cagnolone. Quando è che l'hai conosciuto? Era anch'esso prigioniero dei Chitauri? No, l'ho conosciuto qui, quando era ancora nei Ravager. Ladri e assassini disonorevoli. I Ravager si sono rivelati utili durante la guerra. Anche il bastardo più rognoso sa fare il bravo se gli conviene. Beh, senti chi parla. Quanti ne hai ammazzati durante la tua crociata contro Thanos? Lasciamo i nostri brutti trascorsi nel passato. Siamo i buoni adesso. Già, eroi a noleggio, che nessuno vuole noleggiare. Occhio alle vostre cose. I locali hanno le mani lunghe. Non so se mi spiego. Esistono indovini anche sulla Terra, Peter Quill? Ci sono persone che affermano di poter vedere il futuro, sì. Ne ho incontrati su tantissimi pianeti. Gli auspici di Katat non hanno potuto prevederne la fine. Prevedere le azioni di Thanos era impossibile. Il titano pazzo pagherà per tutto quello che ha distrutto. È morto, Drax. La sua morte ha concluso la guerra. Sei sua figlia adottiva e credi a questa menzogna? Ora sì. Mi ci è voluto un po', ma... Se Thanos fosse ancora vivo... Sarebbe già venuto a cercare. Là in fondo c'è cosa? Mantis, come cacchio si chiama? Mantis, cosa ci... Hai ancora tutti quegli impulsi suicidi? Cosa? No! Ah, e tu che non volevi far parte di una squadra? Ciao! Spamlord, giusto? O era Rockstar? Starlord. È vero, dimenticavo quale versione ho conosciuto.
Hai già fatto quella cosa? Si può sapere di quale cosa sta parlando? Non ne ho idea. Ciao, non so se ci conosciamo. Sono... Oh, no. No, no, no. Non è... Oh, no. Però... No, sta mentendo! Cioè... No, razzo. Dove i codati mi coradice? La promessa in branda di una casa sarà di cucina. Rivedà. Che ansia, signori. Mantis, stai bene? Oh, ehi, Gamora! Sembri molto meno depressa. Grazie. È normale, è sempre strano la prima volta. Madonna celestiale! No, razzo. Qui là, ragazzi. Non dovresti essere in questo luogo. In realtà sono precisamente dove dovrei. Credo. No. Sì, è qui che devo essere, o dovevo essere. C'è bisogno di me, e come? Aspetta, voi che ci fate qui? Non puoi continuare a fuggire dal santuario, non è sicuro! Ci sono... i segnali nella galassia. Quando è che non ci sono segnali nella galassia? Sì, ok. Se devi continuare a fare quella faccia. È stato un piacere rivederti, Gamora. Starcoso, Bieco Verde. Ok, ciao. Allora, Gamora. Quindi tu e Mantis vi conoscete? Vagamente. Ok. Sei piuttosto elusiva, donna. Aspetta, donna? È il modo migliore in cui mi hai mai chiamato. L'ho promesso a Peter Quill, ma non cambiare discorso. Non voglio starti addosso, ma se volessi parlarne... L'ho conosciuta fuggendo da una missione fallita. Ero messa male. Credo che sarei morta se non mi avesse trovata. Ti ha salvato la vita. Già, fine della storia. La storia non è finita davvero. Lo so, bestione. Non insistiamo troppo per ora. Non stare lì a fissarmi. Vabbè, solo... volevo fare cose. Sembravi conoscere la donna insetto, Peter Quill, anche se non ricordava il tuo nome. L'ultima volta che l'ho vista eravamo in cella insieme, ma lei diceva di essere lì di proposito. Tipico di Mantis. Quella sa menare sul serio, una vera ninja. Non mi è sembrata particolarmente seria. Ehi, ciao! Ciao, Groot. Rocket, non puoi... ignorarmi così! Dobbiamo parlarne, dai! Ok. Poi arrivo là e... ta-ta-ta-ta. Tutti in quadratura. Oddio, quello non ha le braccia. Quindi, vuoi che te li portiamo qui? Non essenziale. Catturato il bersaglio, trovate un trasporto. Grandioso! Ci facciamo sentire. No, andiamo, Groot. Questo qua... che cavolo ti prende? Mi sa che mi hai preso per qualcun altro, Ciccio. E dai, Rocket, parliamone almeno. Ma l'hai sentito questo qui? Io sono Groot. Non puoi mollare. Ci servi. Vabbè, voi non servite a me. Trovati un altro babbeo che ti tenga la tua nave insieme. Ma tu non sei... Riconoscerei quella zazzera ovunque. Peter Quill! Lo sai, forse possiamo restare ancora un po'. L'ultima volta che ti ho visto stavi scappando da Malillia. E avevi le brache, mezze calate. Sta pronto a combattere. Sono sempre pronto. Ma che... Non so che cosa stia succedendo, ma credevo che fossimo amici, Peter.
Oppure ti sei dimenticato di me? No, 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 io non mi ricordo di te, scusa. Cosa? Come hai potuto dimenticarmi? Senti, allora, per un paio d'anni è stato tutto un po' confuso, ok? Sai, le missioni pericolose, donne sconosciute, alcol alieno. Come adesso, quindi? No, non ci posso credere. Io e te, figli del tuono, uniti per sempre. Di che sta parlando? Oh, 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 è una canzone, vero? Ah, sì? Certo che lo è. Quella che ascoltavamo io e Peter quando abbiamo stretto il nostro patto di sangue. Che cacchio? Sì? Un patto di sangue, eh? È un impegno gravoso, Peter Quill. Oh, no, 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 aspetta. Certo che mi ricordo, io, te, la musica. Sai che c'è, Peter? Io e te, ok? Una cantatina insieme. Ancora una volta. No. No. Si comincia. No. Poi... che canti insieme a te. No. Insieme combattiamo senza arrenderci, sai? Perché la tempesta non smetterà mai. Forza, Peter! Insieme! Si scatena l'uragano! E insieme cavalchiamo! Figli del tuono! Figli del tuono! Molto bene, Peter, sì. Barista, dammi una cannuccia, voglio bucarmi i timpani. Dai, per favore. Che c'è? Dai, prossima strofa. Su! Insieme combattiamo senza mai vacillar. Il fulmine colpisce, ora si può cominciare. Canta con me, Peter. Cade la pioggia e noi lottiamo con pioggia. Lei. Figli del tuono. Figli del tuono. Figli del tuono. Sì. Così ti voglio, Peter. Vieni qua. Oh. Va bene. Porca merda. Andiamo, Groot. Bei momenti. Che cosa stiamo parlando? È il capo dei Ravager? Ho sentito che Yondu è finito nel team. Io? Io no. Ho una nuova squadra. E tu? Sempre fai quello che fai? No, signore. I Nova Corps hanno beccato il mio socio su Malilia. Che mi va bene. Ma ho una nuova socia adesso. Si occupa di allevamento, diciamo. Solo che gli animali si allevano di turno quando c'è lei. A proposito, è meglio se vado. Oh, davvero? Che peccato. Senti, ascolta, Peter. Voglio scusarmi con te per averti quasi sparato. Oh, non volevi farlo sul serio? Oh, certo. Dritto in testa. Oh. Ma non strattano così gli Storm Rider, vero? Per cui ti ho preso questo in cambio. Cos'è? Un biglietto per l'emporio del collezionista. Sì, pensavo di avere tempo per vedere delle stranezze. Wow, grazie mille, è bello. Ah, figurati. E ricorda, scatena l'uragano.
Ciao. Ben fatto, Peter. Poteva andare peggio. Dov'è Rocket? Il ratto è andato via dal bar quando ha capito che non saresti morto. Ah, ottimo. È stato agghiacciante quello che è successo. Lo sapete che è stato agghiacciante quello che è appena successo? Non è successo nella prima run sta cosa. Ma è bellissimo. Cosa vuoi dire? Vabbè. Devo allontanarmi. Qualcosa non va. Non sono affari tuoi, Peter Quill. Non aspettatemi. Che cavolo ha? Drax. Sta attento, Star-Lord. Sta attento tu, brutto coso rosso. Ma l'hai visto quello? Gamora? Mi tocca andare da Cosmo da solo. Allora. Tanto io qua già l'ho esplorata, quindi è inutile. Però ecco il collezionista. Andiamo direttamente lì. Anzi, non solo dal collezionista, passiamo per di qua. Oh, ecco qua il negoziante che mi ci interessa. Hai un sacco di componenti qui. Non mi manca niente. Circa. Tutto ricondizionato. È difficile trovare attrezzatura nuova. Cerchi qualcosa in particolare? Mi chiedevo se avessi qualcosa in grado di rimuovere un blocco Nova Corps. Serie 7 a 12? O forse 2G2? Ah no! Quelli li hanno ritirati! Ce l'ho! Oh, giusto quello che fa per te. Almeno dovrebbe. Ok. Compra. Mi assicuri che rimuoverai il blocco? Certo, farà esattamente quello che deve fare. Fantastico, grazie. A posto. Avevo bisogno di caffè, raga. Ha acquistato mecca che non. Ci serva davvero per la nave. Sono contento che mi sono tolto un pensiero. Ora. Ragazzi, sto sbagliando delle cose che prima non c'è. Cioè, è bellissimo sta cosa. Quindi con Rocket, che loro non volevano avere niente a che fare con, prima con noi, dice che ho risolto. Okay, come sto? Benissimo, come sempre. Farai faville sulla pista da ballo. Solo se ci sarai tu al mio fianco. Certo che ci sono. Ok. Siamo un bel locale. Andiamo qui. Abbiamo il coso da pa- gratuito. Ah sì, quello era quello là che voleva il biglietto, eccetera, mo ricordo. Andiamo direttamente qua. Madonna, che cosa. La sua visita con un souvenir speciale. Ah, benvenuto. Fortunato viaggiatore, questo è l'illustrissimo Emporio. La collezione privata di Tallir Tivan. La miglior mostra di memorabilia della galassia. Altri nasconderebbero tali tesori, ma non Mr. Tivan. Lui è così generoso da poterli condividere con il mediocre volgo. Ti va di dare un'occhiata? Mi piacerebbe. Oh, e ho questo. Posso entrare gratis, no? Oh, wow! Devi essere una persona molto importante. Mr. Tivan non è solito regalarli molto, molto, molto spesso. Goditi la visita all'Emporio. Che bello, non devo spendere soldi. Però posso prendere uno di questi. Che cos'è questo posto? Questo è il mirabolante negozio di souvenir dell'Emporio. Vuole acquistare un souvenir? Ne abbiamo di davvero unici in vendita. Può darsi. Che tipo di oggetti vendete?
copie di oggetti estremamente rari, statuette ed effigi di antiche civiltà perdute, in altre parole, objet d'art. Statuette? Tipo bambole? A un membro della mia squadra, una donna, potrebbero piacere. Sì, uno zotico potrebbe chiamarle anche in questo modo. Ma questo è un altro discorso. Mi dica di più di questa persona. Le piacciono anche le spade? Non cosa le piace, però. Che tipo di persona è? Oh, fredda e distaccata. Ma credo che forse sotto sotto abbia anche lei un lato tenero. Ah, credo di avere l'oggetto che fa per lei. Che cosa gliene pare? Vorrebbe effettuare l'acquisto? Eh sì. Allora, questo potrebbe essere interessante, ma non lo posso prendere. 50.000, vabbè, sai, aspetta, spero. È inquietante al punto giusto, le dovrebbe piacere molto. Lol. Una scelta magnifica. Suppongo che farà a meno del pacchetto in seta. Sì, va bene così com'è. E sia. Si goda il suo acquisto. A presto. Ok. Mo, dobbiamo fare un giro qui. Goditi le meraviglie dell'Emporio. Ecco, questa è quella di Nova. Non l'ho capita. Che posso leggere, infatti. Ops. F. Errore mio. Questi l'abbiamo già tutti visti. Vedete? Alcuni c'ho delle... Questo è stato quello là rotto che non... Che cos'è piuttosto? Non so... Che cos'è che è stato catturato? Ah, non mi piace. Regina della covata. Un uovo di una... Ok. Ok. Stavo guardando. Ok, il cubo. Ok. Qua ci dovrebbe stare Thor. Eccolo qua. Rospo. Bellissimo. Ok, faccio così, andiamoci. Tanto qua l'avevamo già esplorata la volta scorsa. Sì, l'avevamo già esplorata la volta scorsa, comunque nella prima run, quindi va bene così. Mora? No, perché voglio... Perché già ho fatto tutte ste cose. Vedo cosa hai da dire tu. Fidi di non creare problemi e non aspettarti un trattamento speciale per questo. Ah, ma... È qui che ti sbagli. Io e Cosmo ci capiamo perfettamente. Però con il fatto dei 50.000 perché forse li posso vincere? Se ti serve lavoro, cercano sugli impianti di estrazione. Sono per mandarlo avanti questo posto. Ce l'ho già, grazie. Ok. Ok, dov'è che devo andare? Aha, soldi un corno facili. La volta scorsa mi hai fregato poi per quello. Ah, sono arrivato alla zona dove mi... Che cacchio è sto coso? Oh, una slot machine. Non ne sono sicuro, ma sembra che questa sia incline a sborsare. No. No, non passerò per il responsabile. E poi scommetto che Gamora mi tiene d'occhio. Sì, da qualche parte Gamora è da... ci spia da qualche parte, ci scruta di nascosto. Allora, ci dovrebbe stare... da qualche parte, il nostro amicone... Perché mo lui sta in fase di riflessione, poveraccio, che vorrei rispondere al suo quesito. Ah, ecco, questo lo voglio prendere. Tiè, prendo anche... Tiè. Così. Forse un bel ninnolo mi farà sentire meglio. Questo me lo prendo. Acquisto, non acquisto, no, l'acquisto. Tiè, alla faccia. Prenderò qualcosa per celebrare quella volta in cui la squadra mi ha mollato. Lol. Ehi, niente male. E comprarlo mi ha fatto sentire bene. Tanto lo posso fare solo una volta. Bene, poi
Ah, eccolo qua, il fatto del buco nero. Qua è una bella conversazione, Drax. Drax, bello. Va tutto bene? Credi che questa sia la fine dell'universo, Peter Quill? Beh, sì, perché lo è. Quindi era questo che dovevi fare. Stare sul ponte di osservazione a fissare il rift. No. Volevo onorare il ricordo della mia famiglia. Sono morte senza motivo. Né onore. So cosa intendi, bello. Mia madre, quando l'attacco dei Chitauri. Anche lei è morta per niente. Un sparo. Poi il nulla. Ah, adesso è in un posto migliore. No? La religione catatiana dice che per raggiungere Ultat bisogna vivere una vita ricca di significato. E tutti coloro che falliscono vengono esiliati a Sardut. Nell'inferno. Le nostre famiglie sono state cacciate dal paradiso, Peter Quill. Nel nulla totale. Faccia così. Per questo sei venuto qui. È così. Per sentirle vicine. Parlare con loro. Forse la ritieni un'insensatezza. No, no. Per niente. Sai, sulla Terra la gente crede che i buoni vadano in paradiso e che rincontreranno lì i propri cari. Sembra un luogo piacevole. Molto piacevole. Immaginare mia madre lassù in paradiso mi ha fatto sopravvivere alla guerra. Oltre all'odio per i Chitauri che mi avevano preso. Ah, desideravi vendicarti? Sì, immagino di sì. Quando Thanos uccise la mia famiglia, per un po' ho creduto di poter dare significato alle loro vite vendicandomi di lui. Ma poi ho capito che Thanos non può morire. Eppure l'hai ucciso. Propaganda, Peter Quill. Diffusa per placare la guerra. Ma nel profondo io so che vive ancora. Si sente in colpa, si sente in colpa della perdita di sua mamma, di sua moglie e di suo figlio, figlio. Se non ti dispiace, Peter Quill, preferirei che mi lasciassi solo. Oh. Certo, sì, bello. È stata una bella conversazione, molto più bella rispetto alla prima run. La prima run ho risposto un po' cattivo. Infatti Peter Quill. Sì. Spero che tua madre abbia raggiunto il paradiso. Bella bello. No, molto, molto bello. Molto più bello l'argomento, sì. Molto bello perché certe risposte ti danno delle cinematiche tutte nuove. Molto. La Madonna. Molto bello. Lo posso dire che. Merita questo gioco. Ha tutta la mia approvazione del considerare il gioco il concetto narrativo più bello. Ma perché ci sono un sacco di variabili, un sacco di variazioni.
Qua c'ho dei bambini pestife che li picchierei a sangue se li rivedessi, ma stanno da qualche parte sopra e non voglio farmi perdere, non voglio non avere soldi, quindi andiamo avanti. Spero che Cosmo sia al lavoro. È una Pokémon qualcosa. Ponte chiuso. Allontanarsi. A me non sembra chiuso. Vedi tutta sicurezza di nowhere. Super ufficiale. Ok. Allontanarsi. Piccolo, piccolo. Devo assolutamente vedere Cosmo. Cosmo non in torre. Lui là fuori, Star-Lord. In vicolo. Aspetta, come sai il mio nome? Vai, o finisci in prigione di Cosmo. Scegli. Ok, c'è stato un momento di scarico. Allora, si è buggato un attimo, perché essendo che sta caricando a rilento, c'è stato questa piccola cosa. Bene. Io ora vado qui. Madonna quanto è bello. Ecco che io dico, peccato che l'avete visto in 760p il gioco e non in HD. Certo, adesso sta scattando questo gameplay, ma è solo perché, raga, sto caricando file. Infatti. Ah, qui invece abbiamo trovato. Ah, è bello qui. Questo. Ok, i materiali mi servono. Guarda quanta bella roba, guarda. È un bel paesaggio. Anzi, se io mi mettessi qui. Ecco. E ascolta musica mentre. Bella. Bellissimo. No, è tutto uno spettacolo. Grazie, sono all'impero del collezionista. Ah, vabbè, si sta all'impero. Molto bene. Ok. Togliamo tutto. E se no, qua copyright. Andiamo. Ok. Mo qui. A parte che Gamora abbia scoperto il perché scompare. Perché avendo visto quel tizio rosso, infatti non l'avevo notato, saranno quelli là che sono stati i due fratelli, no? Che sono stati chiamati, mandati da cosa? Da Lady. Da Lady. La chiamerò Lady, mo mi sfugge anche il nome. Praticamente, come si chiama? Ma Gamora ha notato a quello e quindi ha capito che è un cacciatore di taglie. Quindi lo sta seguendo alle spalle, da dietro. Comunque, ecco come ha detto, anche lui ce l'ha fatto notare. Gamora ci sta mi sta fissando. Quindi vuol dire che certi giochi che io ho fatto ne ha preso in considerazione. Ma stavolta non ho fatto niente, quindi. Cosmo! Quindi tanta roba. Ci sei? Qua è bello perché Gamora è nascosta da qualche parte. Madonna. Certo, tutto normale. Cosmo è di sicuro in questo labirinto di roba cerebrale putrefatta. Perché è cervello, quel cervello. Beh, io dovrei gironzolare un po', quindi. Ok, devo solo trovare Cosmo. Poi posso pensare agli altri. Se riesco a trovarli. Allora, io so che ci saranno. Peter, c'è qualcosa più avanti. Ma non ti dico di cosa si tratta. Ah. Perché fare la disinteressata mi rende misteriosa. No, dovevo fare Drax, è vero. La volta scorsa avevo fatto Gamora. È venuto spontaneo, raga. Dov'era che c'era il jumpscare qua? Cosmo. Ok, quello era Gamora, perché passa troppo veloce. Io odio i labirinti, soprattutto se fatti di cervelli. Cervello. Ok, fai un respiro. Un respiro profondo. Io sono Groot. Smettila di trattarlo bene. Oh, però. Mi farò venire un infarto.
Però sblocca. Però ci sono state delle cose in più rispetto alla prima run, raga. Questa cosa mi soddisfa tantissimo. Per questo gli dico che è veramente da Dio sta cosa. Veramente sono contento. Bene. Cosmo. Mica è una trappola, no. Cosmo. Vabbè. Dobbiamo andare per di qua. Ah, oh, c'era il coso del segnalino. Non l'avevo mai notato. Vabbè, tanto mo ci sono i due fratelli e la stopperemo qui, raga. Con l'ario dei due fratelli. It's a trap. È una trappola. Ecco qui. Eccolo qui. Uno. Il primo e il secondo. Oddio, scattosissimo. La vedo male. Guarda un po' che abbiamo qui. Attento, Star-Lord. E che ci fa un piccolo lurido terrestre da queste parti, Rosson? Si nasconde, ecco cosa, Garek. Già, sempre a nascondersi stanno. Lo sanno tutti che i terrestri sono mingarlini e molto saporiti. Se piacciono, io lo assaggerei. Ma c'è la taglia. Ehi, anzi, non è che sapete indicarmi l'ufficio di Cosmo, per caso? Ho la netta sensazione che stiate cercando qualcuno di origine terrestre. Vi capisco, davvero. Noi terrestri siamo tutti uguali. Non come voi altri. E siete decisamente diversi. Vai al punto, terrestre. Il punto è che io posso aiutarvi a trovare la persona che cercate. È vero, sembrano tutti uguali. Solo che questo ha una parola sulla schiena. Come dice la taglia. Cos'è che hai scritto lì dietro? Io amo Nowhere? O forse c'è Star-Lord. Cambia poco. Adesso! Fratelli Sangue. Ci pagano per menare un terrestre con delle parole sulla giacca. Ok. Un sacco di persone hanno la giacca. Sì, ma la signora vuole proprio te. Va bene. Bene, io qua vi saluto. È stato molto interessante come video. E voglio mi abbattere dei fratelli. Tanta roba. Bene, io qua vi saluto, così lascio pure caricare i video perché non si può giocare con il coso scattosissimo così. Per fortuna era un momento di esplorazione, quindi diciamo che se scattava un po' il gioco il video non era un problema. Perché era tutta un'esplorazione, raga, per vedere pure il pianeta, perché lo sapevo che andava a fine così, prima di affrontare i fratelli. Perché chi ha visto la prima run lo sa, però... Ci sono state delle cose in più che rispetto alla prima run non ci sono state. Ed è molto intrigante sta cosa. Bene, io qua io vi saluto. Qui del 38, passo e chiudo. Bella ragazzi.